Si ricorda che la prova si esegue per tutta la lunghezza della tubatura, dal contatore del gas fino alla caldaia. Inoltre può essere impostato, per la maggioranza degli impianti domestici, con un volume predefinito inferiore ai 100 litri. Se l'impianto ha un volume superiore ai 100 litri, la normativa richiede la misura del volume. In questo video vi mostreremo la prova per impianti inferiori a 100 litri. Colleghiamo il kit alla tubazione dell'impianto gas. Tenere premuto 2 secondi il tasto accensione-spegnimento per accendere lo strumento. Al termine dell'auto zero, premere il tasto misure. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare l'icona prova tenuta. Premere OK. Selezionare l'icona nuovo con OK. La stabilizzazione è già impostata a 15 minuti come prevede la normativa UNI 7129. Selezionare stampa, premere OK. Selezionare la stampa automatica del risultato a fine prova, confermare con OK. Selezionare la freccia interattiva a destra corrispondente all'icona freccia. Lo strumento vi indicherà di caricare l'impianto alla pressione minima di 100 ettopascal. Aprire la valvola in corrispondenza della pompetta manuale e premere un tasto qualsiasi. Se il valore indicato è diverso da 0, premere la freccia interattiva a sinistra per azzerare il sensore. Pompare aria nell'impianto ad una pressione fra 100 e 150 ettopascal. Dopo aver chiuso la valvola, premere il tasto interattivo destro corrispondente all'icona freccia. Inizierà la stabilizzazione di 15 minuti. Al termine, comincerà automaticamente il test di tenuta con una durata di 5 minuti. Al termine del test di tenuta, lo strumento stamperà automaticamente lo scontrino con il risultato della prova, che potrà essere idonea o non idonea.